Questi sono tutti i ragazzi del centro di Pesaco. Di Pesaco. Riproviamo. È il centro di Pesaco. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, di suscitare emozioni, ha il potere di unire le persone come poche altre cose. Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione. Era chiaro il messaggio di Nelson Mandela, un concetto che più di tutti altri rappresenta oggi la missione della WISP di Pesaro Urbino, che anche quest'anno allo Sport Park di Fano ha organizzato la finalissima del torneo di bowling dedicato alle persone diversamente abili. Questi ragazzi, ragazze, uomini e donne pieni di allegria e di amore verso il prossimo sono l'esempio di come il bullying possa essere uno sport per tutti, una disciplina capace di aggregare, far divertire e includere. Tra una carezza, un abbraccio, uno strike o un birillo mancato, Amalia, Maria Grazia, Giacomo, Sara e i loro amici hanno potuto vivere una giornata intensa e davvero speciale, che si è conclusa con una bella medaglia al collo e una coppa da sollevare al cielo. È il quinto anno che facciamo questa cosa e stiamo parlando del torneo di bowling per persone diversamente abili. Sì, ci piace un sacco, ci piace perché si respira, fossimo in Spagna diremmo la buena vibra, ok? No, è veramente un ambiente bello, c'è calore umano ed è questo veramente che ci interessa. Lo sport serve anche ad includere le persone, ecco, il lato inclusivo dello sport, quello che vogliamo mettere in primo piano e credo che oggi ne è la dimostrazione.